A Torino è strage di operai. Antonio Schiamone, Bruno Santino, Roberto Scola e Angelo Laurino morti nella notte tra mercoledì e giovedì a seguito di un incendio sviluppatosi all'interno dell'acciaieria della ThyssenKrupp. Turni infernali e sfruttamento disumano. Questa è la denuncia degli operai sopravvissuti alla tragedia. Eravamo costretti a sostenere turni abominevoli e da un anno non si faceva manutenzione. Capitalismo assassino. Ogni giorno in Italia muoiono sul lavoro dai 3 ai 4 operai. Una mattanza disumana che il sistema capitalistico riserva quotidianamente al mondo del lavoro, con la vergognosa complicità dei sindacati padronali di regime, CGIL compreso, che non si battono per tutelare la sicurezza e i diritti dei lavoratori. Governo Prodi, dimettiti subito, perché è responsabile politicamente e legislativamente delle morti bianche sui luoghi di lavoro, dove si decede tragicamente per mancanza di sicurezza e di controlli da parte delle istituzioni competenti. Il Partito Comunista Italiano, marxista-leninista, ha mai nel lista a lutto le proprie bandiere rosse, simbolo della gloriosa lotta del movimento operaio e comunista nazionale ed internazionale. Tra poco ascolteremo in diretta telefonica il segretario generale del PCML Domenico Sallo, che ha espresso il sincero e sentito cordoglio a tutte le famiglie dei lavoratori morti tragicamente sul lavoro. Buonasera e benvenuti all'edizione straordinaria del TGPC di questa sera, sabato 8 dicembre 2007, interamente dedicata alla nuova strage di operai morti sul lavoro. A Torino, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, nell'acciaieria ThyssenKrupp, a seguito di un'esplosione seguita da un pauroso incendio, 7 operai sono stati trasformati dalle fiamme in delle vere e proprie torce umane. 4 sono morti: Antonio Schiamone di 36 anni, Bruno Santino di 26, Roberto Scola di 33 e Angelo Laurino di 43 anni, altri 3 sono tuttora gravemente feriti. Quella verificatasi a Torino è praticamente una delle tante tragedie annunciate in un'acciaieria in cui, come hanno avuto modo di affermare i lavoratori fortunatamente scampati alla tragedia, persino alcuni estintori presenti al suo interno sarebbero risultati guasti al momento dell'incendio. I lavoratori sotto shock hanno anche sottolineato il disumano sfruttamento che subivano notte e giorno per poter portare il pane a casa, pur sapendo che a breve lo stabilimento avrebbe chiuso. Eravamo costretti a fare fino ad 8 ore di straordinario. Se non accettavamo, l'azienda ci faceva dei rapporti disciplinari, ha dichiarato Giuseppe Lia, 27 anni, che ha proseguito. Eravamo costretti a condizioni di lavoro abominevoli, con turni di lavoro infernali e da un anno non si faceva manutenzione. La nuova strage sul lavoro di Torino, che riaccende prepotentemente i riflettori sulla mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro, si va ad aggiungere alla strage silenziosa che ogni giorno si consuma in Italia, dove quotidianamente muoiono dai 3 ai 4 lavoratori, circa 1.400 ogni anno, un vero e proprio bollettino di guerra che ci si serve all'infame e disumano sistema economico capitalistico, che da un lato garantisce lauti guadagni ai capitalisti sfruttatori che vivono nello sfarzo più assoluto e dall'altro lato invece riserva ai lavoratori sfruttamento, morte e povertà. Responsabili politici delle morti bianche sul lavoro sono tutti quei partiti e dirigenti politici di centrodestra e centrosinistra, falsi partiti comunisti compreso, che hanno governato nel passato e che governano attualmente il Paese, che non impongono al capitale di salvaguardare innanzitutto la vita degli operai prima dei profitti. Oggi i massimi responsabili di queste disumane tragedie sono lo Stato e il potere capitalistico, i partiti e i dirigenti oggi del centro-sinistra, il Presidente del Consiglio Romano Prodi, il Ministro del Lavoro Cesare Damiano, tutti i Ministri della Repubblica, i segretari di partito che sostengono questo governo non possono tirarsi fuori da questa tragedia, politicamente e istituzionalmente ne rispondono in prima persona. Il Partito Comunista Italiano, marxista-leninista, chiede le immediate dimissioni del governo Prodi e una rapida ed adeguata condanna per i padroni e i dirigenti della ThyssenKrupp.
A seguito della morte di Antonio, Bruno, Roberto e Angelo, il Partito Comunista Italiano, marxista-leninista, ammaina e lista al lutto le proprie gloriose bandiere rosse, simbolo della lotta del movimento operaio e comunista nazionale ed internazionale, ed esprime il più sentito e sincero cordoglio di classe alle famiglie degli scomparsi. Ma sulla tragedia di Torino abbiamo ascoltato al telefono il segretario generale del PCML, Domenico Savio. Può partire il servizio. Ci indigna il fatto che i padroni della ThyssenKrupp non siano ancora stati arrestati per il grave incidente accaduto nella loro azienda. La tragedia all'acciaieria ThyssenKrupp di Torino, dove la sicurezza era inesistente, dove i lavoratori erano costretti a lavorare dalle 8 alle 16 ore di continuo e dove per poter sopravvivere assieme alle proprie famiglie erano costretti a sottostare alle imposizioni del padrone. È questa situazione di una disumanità e di una ferocia indescrivibile ed inimmaginabile. Condizioni di lavoro così barbare e di disprezzo per la vita sono prive di ogni fondamento di civiltà e di umanità. Fa rabbrividire la possibilità che degli ispettori dello Stato siano nello stesso tempo anche consulenti dei padroni da controllare, e questo per guadagnare senza morale e dignità pubblica altri soldi. Si dice che gli stessi sindacati di regime e padronali sapessero della precarietà della sicurezza e che hanno gravemente taciuto, rendendosi complici di quanto successo. 7 famiglie distrutte, 4 morti e 3 feriti gravissimi. Ma il teatro La Scala di Milano, con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e con tutta la ricchissima borghesia milanese, ha inaugurato puntuale la sua stagione lirica, mentre il governo non ha ritenuto opportuno proclamare il lutto nazionale. A tante incivili, disumane e barbare morti di operai sul lavoro viene persino negato un doveroso lutto nazionale. È un esercito di sacrifici umani annuali sull'altare dei profitti capitalistici. 6 o 7 mila morti all'anno, tra morti all'istante e quelle dei feriti o di malattie da lavoro. È una vera ecatombe di vittime annunciate che potrà terminare solo con lo sfruttamento del lavoro e col socialismo. Lavoratori d'Italia, abbandonate i partiti borghesi e quelli falsamente comunisti, uscite dai sindacati bianchi e unitevi al Partito Comunista Italiano marxista-leninista per condurre una vera lotta di classe che consegua il miglioramento delle condizioni di lavoro e che avanzi verso la conquista del nostro potere politico e della nostra società umana ed ugualitaria. A nome del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, come segretario generale di questo partito del proletariato italiano, esprimo le più fraterne condoglianze alle famiglie dei caduti sul lavoro e di quelle dei feriti e chiedo le dimissioni immediate del governo Prodi.